per il povero, cibo a chi ha fame, libertà. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Sorelle e fratelli, quante volte il nostro fratello sacerdote francescano fra Quirino ha qui riunito l'assemblea per l'annuncio della parola e la celebrazione dei santi misteri. Oggi la fraternità provinciale dei frati minori San Bonaventura, i familiari, gli amici e i conoscenti ci siamo riuniti per salutarlo e affidarlo all'amore di colui che l'ha chiamato alla sequela del suo figlio nell'ordine di San Francesco e al ministero presbiterale per il servizio della sua chiesa. La fede pasquale, che tante volte ha annunciato e celebrato, sostenga ora la nostra speranza nella risurrezione. Verrà ora deposto sulla barra di Padre Quirino tre segni, il Vangelo, l'Evangeliario, il camice, la stola. Sarà il ministro provinciale, Padre Luciano Milantoni, che è stato suo ministro provinciale nel passato, guardiano di questa comunità, e Padre Francesco Rossi, guardiano di San Giuliano. Mentre pronuncia le parole, il ministro provinciale può portare l'Evangeliare. Signore, che hai affidato ai tuoi discepoli ed amici l'annuncio della parola della vita, guarda con misericordia questo tuo servo che ha predicato in mezzo a noi l'Evangelo della risurrezione. Signore, guarda con misericordia questo tuo servo, celebrando i santi misteri, ha portato questa veste di festa e di gioia. La stola. Ha portato la stola quando ha riunito l'assemblea per spezzare e condividere la parola della vita e il pane e il vino della Pasqua. Fa, o Signore, che ora si presenti davanti a te, libero dal peccato, e donagli l'abito nuziale per entrare al banchetto delle nozze dell'agnello. Seduti. Cari fratelli, Signore vi dia pace. In questo inizio del mese di novembre, dedicato alla memoria dei fratelli e delle sorelle che ci hanno preceduto nell'abbraccio benedicente del Padre, il Signore ha chiamato a sé, il giorno 5, il nostro confratello fra Quirino Salomone. Padre Quirino è nato a Taranta Peligna l'8 giugno 1938 e aveva 86 anni. Ha vestito i panni della prova nell'ordine dei frati minori l'8 settembre 1954 e ha emesso la prima professione il 22 settembre 1955 e i voti perpetui il 21 novembre 1959 ed è stato ordinato presbitero il 30 giugno 1963 all'età di 25 anni. Il suo percorso di studi, oltre al classico curriculum teologico con la licenza in teologia presso la Pontificia Università Lateranense, ha incluso il diploma di solfeggio al Conservatorio di Pescara. Padre Quirino ha svolto un'intensa e feconda attività soprattutto nella città dell'Aquila, alla quale era strettamente legato. Il suo servizio ultraventennale di rettore della Basilica di Collemaggio è stato accompagnato, sempre a Collemaggio,
dal Ministero di Cappellano dell'ospedale psichiatrico e in seguito delle case famiglia per gli stessi pazienti. Contemporaneamente a questo servizio ha promosso con fervore la conoscenza di Celestino V attraverso il movimento celestiniano e la rivista ancora oggi pubblicata. È grazie all'impegno di Padre Quirino che la perdonanza celestiniana ha assunto rilievo spirituale e la portata che oggi conosciamo. La promozione dei luoghi celestiniani, della fiaccola del perdono e tante altre iniziative hanno contribuito alla diffusione e alla venerazione di Celestino V. Ha partecipato attivamente a diverse missioni popolari, è stato predicatore in diversi luoghi, sensibilissimo alle tematiche dell'ordine su giustizia, pace, e si è fatto promotore di sensibilizzazione in questo ambito, come anche nel campo dell'ecumenismo e del dialogo tra le religioni. Con l'ideazione della Mensa Tau a San Bernardino, in cui ha coinvolto l'ordine francescano secolare e la successiva istituzione della Mensa Celestiniana, ha iniziato un movimento di solidarietà verso i poveri e gli emarginati. Ha cresciuto in modo peculiare durante il sisma aquilano. La Fraterna Tau Onlus, fondata da Padre Quirino, dalle fondamenta dell'originale progetto Pane Tau, continua ancora oggi la sua opera, riconoscendo in lui la guida e l'ispiratore. Molto apprezzata e frequentata la celebrazione domenicale che era presieduta da Padre Quirino nella Basilica di San Bernardino. Come guardiano della fraternità, sempre a San Bernardino, ha promosso e realizzato la ricognizione del corpo di San Bernardino, organizzando importanti pellegrinaggi dell'urna in diversi luoghi. Padre Quirino era conosciuto e amato per il suo stile di vita fraterno, per la sua grande capacità di comunicazione, per la sua attitudine sempre gioiosa che alimentava con il suono della sua fisarmonica. Con lui si chiude una delle pagine importanti della storia della città dell'Aquila e i numerosi articoli usciti in questi giorni sui quotidiani locali e nazionali ne sono una testimonianza. Ringrazio di cuore tutte le persone che se ne sono presi amorevolmente cura sino alla fine. Posso testimoniare personalmente che Padre Quirino ha vissuto questo ultimo tratto con grande fede e il ringraziamento per il dono della vita francescana. In questo ultimo e primo eccomi, e come famiglia di Dio lo affidiamo alla misericordia del Padre, perché purificato da quanto l'umana fragilità lascia in noi tutti, lo accolga nell'abbraccio della sua misericordia, lui che ha sempre annunciato nel suo ministero quanto ci ha ricordato Papa Francesco nella sua recente lettera enciclica Dilexit Nosse. Il suo cuore aperto ci precede e ci aspetta senza condizioni, senza pretendere alcun requisito previo per poterci amare e poter offrirci la sua amicizia. Egli ci ha amati per primo. Grazie a Gesù abbiamo conosciuto e creduto l'amore che Dio ha per noi. Dalla Curia Provinciale, 6 novembre 2024. Alla nostra preghiera si unisce anche il Cardinal Petrocchi, che ho sentito ieri, e prega per Padre Quirino, e quindi in questo senso sentiamo vicino anche la sua presenza. E ora, per celebrare degnamente questi sacri misteri, in quello spirito della risurrezione e della vita nuova in Cristo, ci presentiamo al Signore con cuore rinnovato, chiedendo perdono per le nostre mancanze, per le nostre fragilità, affidandoci alla sua misericordia. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi,
santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. Signore misericordioso, che al tuo servo Quirino, sacerdote, nel tempo della sua dimora tra noi, hai affidato i santi misteri, concedi a lui di esultare per sempre nella gloria del cielo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, i veri circoncisi siamo noi, che celebriamo il culto mossi dallo Spirito di Dio e ci vantiamo in Cristo Gesù senza porre fiducia nella carne, sebbene anche in essa io possa confidare. Se qualcuno ritiene di poter avere fiducia nella carne, io più di lui. Circonciso all'età di 8 giorni, della stirpe di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo figlio di ebrei, quanto alla legge fariseo, quanto allo zelo persecutore della Chiesa, quanto alla giustizia che deriva dall'osservanza della legge, irreprensibile. Ma queste cose, che per me erano guadagni, io le ho considerate una perdita a motivo di Cristo. Anzi, ritengo che tutto sia una perdita a motivo della sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore. Parola di Dio. Gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Cantate al Signore, a Lui inneggiate, meditate tutte le sue meraviglie, gloriatevi del suo santo nome, gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Cercate il Signore e la sua potenza, ricercate sempre il suo volto, ricordate le meraviglie che ha compiuto, i suoi prodigi e i giudizi della sua bocca. Voi, stirpe di Abramo, suo servo, figli di Giacobbe, suo eletto, è Lui il Signore nostro Dio, su tutta la terra i suoi giudizi. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro, dice il Signore. Del Vangelo di oggi, di Luca, capitolo 15, è il capitolo centrale del messaggio di Luca sul tema della misericordia. E oggi c'è questo racconto delle due parabole, quella della pecora e della moneta persa, la dramma. E sottolineare questo
aspetto, no? Che Gesù dice per tutti e due gli episodi, per il pastore che perde la sua pecora, per questa donna, sottolineare questo termine: va in cerca di quella perduta. È in questa espressione che noi possiamo cogliere quella ricerca appassionata di amore, della misericordia di Dio per l'uomo. L'uomo deve sentire su di sé questo sguardo misericordioso di Dio costantemente. È questo Gesù che lancia questo sguardo a ciascuno di noi, e chi è toccato da questo sguardo della misericordia di Dio cambia prospettiva. Ce lo testimonia la prima lettura che abbiamo ascoltato, il testo ai Filippesi. Paolo fa questa dichiarazione: queste cose, cioè le cose della carne, per me erano un guadagno. Io le ho considerate una perdita a motivo di Cristo. Anzi, ritengo che tutto sia una perdita a motivo della sublimità della conoscenza di Gesù Cristo, mio Signore. Allora, l'esperienza della misericordia di Dio, dell'amore di Dio che tocca il cuore dell'uomo, porta a una prospettiva e a visione della vita completamente diversa. Possiamo sentire anche nostre queste parole di Paolo: un Dio che incontrato crea una sublimità, una elevazione della propria esistenza. È dentro questa esperienza che noi siamo e ci muoviamo nel mistero di Dio e nel mistero della vita. È dentro questo mistero della misericordia di Dio che noi troviamo la luce e la speranza del nostro esistere terreno. Bene, questa esperienza, questo volto del Dio misericordioso, da quello che abbiamo anche ascoltato, la storia di vita di padre Quirino, lui lo ha sentito e lo ha vissuto. Toccato dalla misericordia di Dio, ha colto questa misericordia di Dio e ha saputo rendere visibile questa misericordia di Dio nel suo ministero sacerdotale per tutta la sua vita, attraverso proprio la sottolineatura del tema della misericordia nella perdonanza di Papa Celestino qui, nel tema della carità attraverso la vicinanza e l'attenzione agli ultimi, la mensa, associazione, attraverso la parola annunciata nella sua ricerca, nei suoi scritti, nella sua testimonianza al Vangelo. Ora, quella passione che ha portato padre Quirino nel suo a vivere questo suo ministero è stata questa passione misericordiosa di Dio. Allora noi oggi stiamo qui a celebrare proprio questo, la luce della misericordia di Dio. Questa luce della misericordia di Dio che non conosce nemmeno la morte, il buio della morte. O meglio, al buio della morte ridà una nuova luce. E dentro questa misericordia di Dio, che è la luce dell'uomo, risplende di nuovo. Entra in gioco il mistero della risurrezione. Quindi la vita di padre Quirino continua dentro questo mistero di amore, sperimentato, vissuto su questa terra, testimoniato nel suo ministero, e oggi, affidandola a questa misericordia di Dio, possa continuare questa sua esperienza nella gloria di Dio. E questo ci lascia una traccia anche per ciascuno di noi. Una traccia, un impegno, una testimonianza. Una luce che in qualche modo orienta anche il nostro cammino. Per chi l'ha conosciuto, per chi l'ha frequentato, per chi ha potuto ascoltare la sua parola, per chi ha accolto attraverso le sue mani i misteri di Dio, l'Eucaristia in particolare, la riconciliazione,
Ecco, tutto questo entra dentro questa sublimità della misericordia di Dio. È in questo modo che Dio cerca l'uomo, attraverso ciascuno di noi. Attraverso Padre Quirino, Dio si è fatto presente con la sua misericordia a tante persone. Così anche noi, facendo esperienza di questa misericordia di Dio, anche noi, no, possiamo essere un mezzo, una via, dove la misericordia di Dio passa per raggiungere gli altri. E questa misericordia che dà la gioia della vita, l'abbiamo pregato nel Salmo, gioisca il cuore di chi cerca il Signore. E così, chi cerca il Signore, o meglio ancora, chi si lascia cercare dalla misericordia di Dio, ha questa gioia profonda, che non conosce limiti, non conosce oscurità, perché è superiore ad ogni cosa. E allora, con le parole del canto al Vangelo, diciamo ancora per Padre Quirino, che sono le parole di Gesù, e le dobbiamo sentire anche nostre. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro, dice il Signore. Preghiamo insieme e diciamo: Signore della vita, ascoltaci. Signore della vita, ascoltaci. Per il nostro fratello Padre Quirino, sacerdote, che ha offerto se stesso in unione al divino sofferente, accompagnato dalla nostra preghiera, ammantato dalla misericordia del Padre e ristorato dal suo abbraccio, si trovi accolto a godere per sempre la bellezza del Regno dei Cieli. Per Padre Quirino, fedele e seguace di San Francesco, il tanto bene che ha seminato in vita attraverso il molteplice fecondo ministero sacerdotale, il generoso servizio per la fraternità francescana, il prodigarsi per la fruttificazione del dono della perdonanza celestiniana, la concretezza dell'amore verso gli ultimi, lo renda ora partecipe della solenne liturgia del cielo. Preghiamo. Signore della vita, ascoltaci. Per i suoi familiari, i confratelli, i collaboratori più vicini e per quanti altri lo hanno conosciuto e gli hanno voluto bene. Con lui hanno pregato, cantato e sono stati partecipi della sua fraterna amicizia. Tutti possano custodirne il ricordo, diffondendo il tesoro della sua testimonianza di vita. Preghiamo. Signore della vita, ascoltaci. Per i giovani che coltivano l'ideale francescano e di consacrazione totale al Signore, sostenuti nella loro vocazione, ispirino la propria vita ai valori dell'umiltà, della generosa dedizione alla causa del Regno di Dio e alla letizia francescana. Preghiamo. Signore della vita, ascoltaci. Per tutti noi, qui raccolti intorno alla mensa eucaristica, la partecipazione a questa celebrazione di ringraziamento e preghiera per il caro Padre Quirino, nel renderci partecipi della comunione dei santi, rafforzi in ciascuno il legame di amore nel nome di Cristo Gesù. Preghiamo. Signore della vita, ascoltaci. Per la Santa Chiesa, nel ringraziare e pregare per i suoi figli che l'hanno amata e servita con zelo, umiltà, fedeltà e fraterna carità, proclami la fede in Cristo risorto e nella vita eterna. Preghiamo. Signore della vita, ascoltaci. A te salgano, o Padre, le suppliche di questa tua famiglia, unita nel dolore e nella speranza della risurrezione. Fa che la fede professata nella preghiera per i nostri fratelli defunti si manifesti con una vita coerente al Vangelo, per Cristo nostro Signore.
Pregate, sorelle e fratelli, perché il sacrificio della Chiesa in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria del cielo sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva. Per la forza di questi sacramenti, concedi Dio Onnipotente al tuo servo Quirino Sacerdote di contemplare per sempre nella sua pienezza il mistero che ha fedelmente servito sulla terra. Per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Dai sacramenti della salvezza, imploriamo Dio la tua clemenza. Dona al tuo servo Quirino, sacerdote, di godere in cielo della piena visione dei misteri, di cui fu dispensatore sulla terra. Per Cristo nostro Signore. Sorelle e fratelli, la nostra celebrazione riceve ora il suo sigillo e il suo compimento con il commiato dal nostro fratello e sacerdote Padre Quirino. Prima che il suo corpo venga affidato alla terra,
come chicco di grano destinato alla risurrezione. Dio Padre, che nel battesimo l'ha chiamato alla vita in Cristo e gli ha donato la dignità di figlio, ora, nel segno dell'acqua purificatrice, lo rende partecipe della gloria eterna. La sua vita terrena, votata alla regola francescana e al ministero presbiterale, con la consacrazione dello Spirito, salga al Padre come incenso profumato, quale offerta viva a Lui gradita. Questa comunità riconoscente lo saluta e lo consegna al Padre quale servo che ha curato con fedeltà e gioia la casa di Dio. E mentre è terminata la sua corsa, lo affidiamo a Cristo, pastore di tutti i pastori, nutriamo la speranza che noi pure potremo ricevere insieme a Lui la corona di gloria promessa a quanti aspettano con amore il momento del suo ritorno. Thank you.
di vita per le sue creature, dono di lui, del suo